buonasera. Grazie Livio. Livio, è il suo momento fortunato, me lo lasci dire, perché fra poco avremo, anzi probabilmente a momenti, a secondi, avremo in collegamento Daniel Pisani, che come lei sa è il nostro juventinologo. Ciao Daniel, bentornato. Hai sentito la telefonata di Livio? Certamente sul Curio. Buona serata a te, buona serata a Melissa. Juventino Doc, che vuole sapere tutto quello che concerne la campagna acquisti della Juve e le relative cessioni, e soprattutto che cosa sarà di quelli che ci sono e da chi potrebbero essere sostituiti. Vai Daniel. Ma allora, innanzitutto io credo che in questo momento qui la trattativa maggiormente imbastita sia quella relativa alla punta. È chiaro che ormai Gonzalo Higuaín non faccia più parte del progetto Juve. La Juve debba guardare anche l'aspetto economico, rischiando di non fare una grande minusvalenza, quindi potrebbe anche proporre Higuaín il ruolo, però un ruolo, potremmo dire così, tra virgolette, all'Altafini. L'obiettivo prioritario è Icardi. Ultimamente sembra che anche il Milan si sia inserito, non si capisce se effettivamente sia una manovra di disturbo, se effettivamente la società rossonera, nonostante i problemi, questo sei tu ovviamente l'esperto Furio, i problemi societari, effettivamente abbia questa grande ambizione di portare nuovamente Icardi sui navigli, ma è chiaro che l'attaccante sia la priorità assoluta. Bisogna capire l'incastro, nel senso che se tu Icardi lo andrai a comprare dall'Inter, allora sarà un certo tipo di discorso avviato. Se viceversa il Paris Saint-Germain dovesse riscattarlo, ecco che potrebbe entrare in gioco Pjanic, che è un giocatore molto gradito ai parigini e ancor più gradito ove sulla panchina della squadra transalpina dovesse sedersi un ex bianconero del calibro di Massimiliano Allegri. Quindi questa è la trattativa avviata per l'attaccante. Ma questa è una notizia, cioè tu credi che Sarri comunque possa essere messo in discussione e possa esserci questo ulteriore avvicendamento, un vero e proprio testacoda rispetto a un anno fa? No, scusami Furio, forse non ci siamo capiti, io parlavo di Allegri al Paris Saint-Germain. Ah, scusami, allora ho capito male. Allegri al Paris Saint-Germain che potrebbe gradire un giocatore come Pjanic. Pjanic si è espresso molto bene quando sulla panchina bianconera sedeva giusto appunto Massimiliano Allegri. Parlavo di Allegri al Paris Saint-Germain. Però Allegri mi sembra che comunque prima di andare all'estero farà altre valutazioni, insomma. È un allenatore molto quotato in Serie A per quello che ha fatto, e però all'estero deve ancora dimostrare tutto. Potrebbe non essere la stagione giusta quella per andare a sperimentare una Lega nuova, una nazione nuova e soprattutto una lingua, un modo di esprimersi completamente nuovo. Per come conosco Allegri mi sembra che sia più prudente di quello che sembra, o no? Sì, la prudenza insomma ha fatto sempre parte del suo DNA, lo dico con il massimo rispetto, pur non condividendo questi pensieri conservativi, ne abbiamo parlato in più di una circostanza, però io credo che comunque Massimiliano Allegri possa essere giustamente anche ambizioso, quindi voglia poter provare a vincere quella coppa dalle grandi orecchie che non ha vinto con la Juventus, e se volesse accettare questa sfida potrebbe andare solamente all'estero, perché in Italia in tutta franchezza le panchine delle squadre ambiziose su tutte, Juventus e Inter, con tutto il rispetto per la Lazio, mi sembrano già occupate, soprattutto in questo momento, più quella dell'Inter rispetto a quella della Juve, comunque abbastanza salde. Buffon resterà alla Juve ancora come vice Szczęsny? Giocherà ancora soprattutto alla Juve secondo me, perché comunque è un ragazzo che ancora si sente a tutti gli effetti un giocatore, e quindi non mi pare che sia nelle sue intenzioni quello di smettere. Poi sappiamo perfettamente Furio che quello che sta succedendo in questo momento potrebbe stravolgere tutto, dal mercato alle decisioni di alcune determinate decisioni da parte dei giocatori, tutto potrebbe essere rimescolato, rimesso in discussione. Però diciamo, fino alla pausa del coronavirus Buffon mi sembrava molto ben inserito, soprattutto voglioso di
andare avanti come non mai, anche perché poi sappiamo perfettamente che la Juve potrebbe aprire, e anche qui chiedo lumi soprattutto a te, visto che ti coinvolgo direttamente con la tua squadra del cuore, una trattativa per Donnarumma, e quindi in questo caso Buffon potrebbe fare un po' da chioccia a Gianluigi Donnarumma, per quanto Donnarumma io credo che ormai sia un portiere abbastanza maturo e non ne abbia bisogno. Ove ovviamente la Juve dovesse aprire una trattativa con una plusvalenza piuttosto netta nel vendere Wojciech Szczęsny, che lo ricordiamo acquistò dall'Arsenal, perché era la Roma ma era in prestito dall'Arsenal, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Ho capito. Grazie, grazie Daniel. Solo sicuramente... Ti rubo 10 secondi per un ricordo per Franco Lauro, che tra l'altro come me ha iniziato con il basket, in qualche occasione veniva al Pala San Pietro dove io proprio lavoravo per Espansione TV, quindi mi sembra giusto ricordare un grande giornalista e un grande uomo che è venuto a mancare. Ti ringrazio per questa possibilità. Sì, grazie, anch'io sono stato un grande amico di Franco Lauro, un professionista esemplare, fra parentesi sempre pronto su qualsiasi argomento. Purtroppo è venuto a mancare oggi a Roma nella sua abitazione all'età di 59 anni. Grazie, grazie Daniel, a presto. Grazie Daniel, buona serata. Buona serata.